Italia. Buonasera. Presentiamo la gara di contro il Monterosi, mister insomma in casa. Bisognerà riscattarsi dalla sconfitta contro il Catanzaro, come ci arriva la Lino, presentiamo la gara. Ma dobbiamo riscattare anche la sconfitta dell'andata, che è stata una bella batosta. Speriamo di fare una bella gara. Abbiamo molte motivazioni, presumo, anche perché perdere a Catanzaro, no? Dopo un primo tempo, fatto un secondo tempo molto brutto, perciò ci dobbiamo preparare bene questo giorno che ci manca e tirare fuori il meglio di noi. Mister, buonasera. Buonasera. Lei parlava a microfoni spenti di problematiche che ci saranno, inevitabilmente, incontrovertibilmente ci saranno. Ecco, quindi ci si è attrezzati anche, soprattutto psicologicamente, visto che probabilmente a livello di materiale umano siamo sempre un po' limitati. Gli dico una cosa, ho convocato tre primavera. Se vuole gli dica anche no. Così, De Paola, Mocano e Tarcinale. Vabbè, te lo sai, fa l'addetto stampa della no, normale. Ah no? E allora te l'ho detto io. Comunque questi tre ragazzi. Perciò vuol dire che siamo un po' in emergenza, abbiamo problemi. Il ragazzo proverà domani mattina e speriamo di poter recuperare almeno per avere un cambio. Tutto qua. Purtroppo abbiamo un po' di problemi. Poi, se glielo voglio elencare te, io dopo, tu gli fai un report e senti prima chi devi sentire. Chiaramente ci sono grandi motivazioni legate al riscatto di Catanzaro, certo, alla partita di andata. Tra queste motivazioni ci possiamo anche mettere, guardando il calendario e sovrapponendo quello nostro con le altre, può essere, poi c'è tra l'altro questo febbraio a tabù battente, sì. Può essere che siamo al momento decisivo, qui lo si accelera, oppure tra l'altro è visto il campionato comincia adesso, non si può sbagliare più, e allora cominciamo con il passo di questo. Speriamo di farlo. Noi abbiamo la partita, il Monterosi è molto cresciuto rispetto alla partita d'andata, dove noi toppammo dopo 10 minuti fatti bene in modo clamoroso. È una squadra cresciuta, organizzata, stanno bene. Noi dobbiamo fare una bella partita, dobbiamo vincere, siamo in casa, lo sappiamo, dobbiamo viverla bene e fare una grande partita. Quelli che andranno in campo avranno delle motivazioni in più e giocheranno anche per i colleghi che non ci saranno, tutto qui, perché è giusto anche che ci pigliamo delle responsabilità e cerchiamo di andare oltre a quello che è il momento attuale. Allora, mister, due domande. La prima, per Massani non ci sarà perché bisogna capire che si opera. Penso lo sapete benissimo, lunedì, no? Sì. Penso. Di Gaudio No, Di Gaudio è convocato. Di Gaudio è convocato. Nada, non è. Vabbè. Murano ha qualche problema, speriamo lo possa risolvere, se no ci dobbiamo andare oltre. La domanda era questa, le prossime due partite saranno importantissime per la Regina, come lo sono tutte. Comunque due avversari difficili con Monterosi e Francavilla. In pari pure c'è un calendario tosto. Sì, sì. Se diciamo le prossime due o tre partite sono... Io penso tutto il mese di febbraio, sarà finito il mese di febbraio, uno si rende conto di quello che può fare in futuro, secondo me. Speriamo di poter fare qualcosa di importante noi, che ne usciamo bene. Questa sarebbe la cosa più importante. Io le chiedo come sta Craig? Io ti dico solo una cosa, avevo organizzato una partitella per farlo giocare e stavo poco bene, non si è nemmeno presentato perché stava veramente a pezzi, perciò c'è sempre la solita mezz'ora, 25 minuti. Ma si fa sempre bene, poi si fa fatica successivamente. Però alla luce adesso degli organici che sono definiti, certo, detto in precedenza, vedi il presidente c'è il primo posto, dal primo al terzo, adesso sono dal terzo al primo. Si sono definiti tutti, conferma questa. Sì. Sempre pensato, l'ho sempre detto, sarei poco serio. Sempre pensato che noi possiamo fare dal terzo posto al primo posto. Sì.
Mister, salve, ben trovato. Mister, anche a lei. Non ci vedevamo da tempo in memoria. Sì, però si sentiva. A me intrigava sapere una cosa, dal punto di vista proprio tecnico-tattico, proprio con l'arrivo di Kragl, quando auspicabilmente sarà perlomeno insomma in una forma accettabile, sì. Se questo le offre la possibilità, tra i tantissimi moduli che sono stati sciorinati, diciamo anche nella fantasia più che in campo, se potesse pensare a un Kragl come catena di sinistra insieme con Tito, quindi avanti a Tito, e magari a destra Mikoshko in un classico 4-4-2. Ci sta. Kragl non ama giocare a 4 dietro. Kragl, sì, infatti ho capito, gli stavo rispondendo. Kragl ama giocare a 5 al limite, se no gioca davanti. A Benevento addirittura faceva il terzo d'attacco a destra, perciò può fare sicuramente bene anche a sinistra, perciò ci sta, quello che ha detto ci sta. Quindi, bene. Tra i tanti numeri possiamo aggiungere anche il 4-4-2. Ma noi l'abbiamo già fatto in alcuni momenti, l'abbiamo già fatto, forse si faceva un'uscita sull'esterno se vi ricordate anche con il Bari, ma era un 4-4-2, con Canute che andava a prendere il play basso e con l'attaccante. Sono una volta c'è un'uscita a L, una volta c'è un'uscita. È un 4-4-2, diciamo, estemporaneo, però io parlavo proprio in termini di ruoli. Sì, no, ma ci sta. Ci mancherebbe, deve solo trovare la migliore condizione, lo ripeto, avevamo organizzato proprio una partitella per cercare di fargli aumentare sto minutaggio e purtroppo non si è sentito bene, non è colpa di nessuno, né nostra né lui. Ci sta. Mister, buonasera. Buonasera. Rapida, speriamo di non ripetere come è solito passare. Dopo la partita, cioè la partita di Calanzaro, io non me l'aspettavo come la partita, perché la prova del 9, cioè la vedi dopo degli altri. Purtroppo è stata toppata ieri. Può essere. È stato un primo tempo dove la Verino ha cercato di eliminarsi, però sempre in una fase soprattutto. Mi scusi, io sono d'accordo con lei che nel secondo tempo l'abbiamo toppata, ma il primo tempo, a parte la prima occasione che hanno avuto loro, no, ma gli dico, primo tempo hanno avuto un'occasione iniziale, poi De Francesco ha tirato 3 volte in porta, Carriero poteva mettere 2 volte la palla dal fondo in modo importante, non l'ha fatto. Non mi sembra che loro ci avessero, secondo me noi siamo rimasti negli spogliatoi. Poi le volevo ricordare che avevamo un giorno e mezzo di recupero in meno rispetto a loro e loro erano molto più motivati, incazzati di noi, tanto per essere in termini tranquilli, perché è lì che l'abbiamo persa la partita e non avevamo ricambi, che purtroppo... Ma io voglio tenere sicuramente in considerazione... Certo. Però l'abbiamo toppata, ha ragione lei, se andiamo a vedere il risultato non si può dire niente. Si aspettavano questa partita, diciamo, purtroppo è stato sfortunato che è arrivato in questa partita proprio i giocatori infortunati con quella situazione che c'è. Però la realtà è questa qui. Che l'abbiamo persa, certo. Le volevo dire, cioè i ragazzi ne sono usciti ridimensionati mentalmente, diciamo, da questa sconfitta, cioè pensando che Calanzaro volesse essere in questo momento... diciamo più in palla, più forte dell'Avellino, è la prima domanda. La seconda domanda le volevo domandare. Lei nel post partita di Calanzaro ha parlato di che campionato si è riaperto. Ecco, io... Sono convinto. Sì, ecco, io mi faccio alcuni dubbi. Io mi aspettavo questa sua affermazione. Dopo che l'Avellino, casomai, aveva vinto a Calanzaro, si è messo in Calanzaro a 6 punti e perdendo il pari si era messo a 6 punti al Bari. Ecco, in quel momento là... Io parlo in generale, non parlo solo dell'Avellino. Io parlavo in generale, che secondo me il campionato sarà riaperto. Perché quando ti toppi una partita ci sta, ma se fai fatica in 4 vuol dire che qualche problema ce l'hai anche te. E lui ha fatto dei risultati in dove ha fatto anche fatica. Poi lasciamo perdere il Bari e pensiamo alle fatiche nostre, per carità di Dio. Anche noi abbiamo sbagliato a Catanzaro. Però no, dopo 16 partite l'abbiamo sbagliato. Poi lo so che piace a tutti vincere, che pareggi in Serie C servano a poco, però... Lei ritiene che c'è ancora spazio, naturalmente. Ma c'è spazio, per noi, per Catanzaro, per quelle squadre che hanno 42-43 punti, anche la Virtus e Francavilla. Perché no? Sì. Mister, buonasera.
Ben trovato. Buonasera. Procedo con ordine. La prima è sulla squalifica di Dossena. Due giornate da venire ha presentato il corso. Ovviamente è un'assenza molto importante lì dietro. È chiaro che si mischi un po' un discorso di valutazione su come fronteggiare questa assenza. No, Dossena secondo me non merita due giornate, è entrato in scivolata, però se te lo vedi e dici che è entrato col piede a martello, il problema è che in Serie C non accettano le immagini come in tutte le altre categorie, perciò vale solo il referto arbitrale. Perciò questo ha scritto che è entrato col piede a martello, Dossena è entrato in scivolata. Dopo può aver alzato la gamba, però ci possiamo fare niente. Stiamo cercando di trovare il modo di sostituirlo. Tutto qui. Poi volevo dire che mister, per quanto riguarda la porta, ovviamente c'è stata questa sua scelta. Gioca Pane. Francesco non è stato bene in settimana. Okay. Se no poteva aprirsi, ma non. Ma anche lì no. Ma scusatemi, io non è per. Titolare rimane forte, lui lo sa. Però anche Francesco deve ritrovare la sua tranquillità e serenità. Per me, e è una cosa che gli ho detto a lui, qui nessuno fa del male, specialmente io a ragazzi non gliele faccio, però ultimamente da fuori, sono stato anche fuori con la Juve Stabia, a me non mi ha dato il fatto di essere sereno e tranquillo, come lui sa anche questo, perché noi le cose le diciamo, non è che non ci parliamo, gli ho detto ritrova la tua tranquillità e serenità e te ne torni in porta, perché il titolare sei te. Più chiari di così non possiamo essere. E l'ultima, mister, era sul fatto che questa è stata una settimana molto particolare, scandita dalle polemiche, voglio sapere lei come l'ha vissuta, però anche dirle, nonostante tutto, i numeri parlano nel calcio. E parlo di Avellino che è stato sconfitto solo due volte, che comunque è ancora sì, lì. Ma e allora se questo può esserci anche un po'... può essere grande... Allora, parliamoci chiaro, perché... Noi, voi tutti avete delle aspettative, i tifosi hanno delle aspettative. Io ho sempre parlato in una certa maniera, non è che parlo in una certa maniera perché io sono più sveglio degli altri o più intelligente degli altri. Forse faccio questo da diversi anni e capisco certe dinamiche. Poi è chiaro che chi investe soldi e chi ha delle ambizioni, e ci sta anche questo, però io devo essere leale anche nei confronti di chi alleno, dei tifosi, anche della proprietà. Perché io gli ho detto, per me questa è una squadra che può certo anche vincere il campionato, ma noi siamo partiti e abbiamo pareggiato troppe partite. Parliamoci chiaro, abbiamo fatto un percorso che la vita non ce l'ha complicata agli altri, ma siamo stati noi stessi. Perciò noi, il nostro obiettivo è quello che ho detto prima in Gino, che è dal terzo posto al primo posto e ci sta ancora tutto. Però dipende anche da quello che ti gira, da quello che sono i recuperi, da quante... infortuni puoi avere da qui alla fine, perché a volte basta un niente veramente, quello casca, doveva giocare, non l'ho mai fatto giocare, povero figliolo, casca e si fa male. Dai, sono paradossi, ci stanno, non è, però è un paradosso, per me è un paradosso. Non ho mai fatto giocare dall'inizio, a parte all'inizio dell'anno. Buonasera. La prima parte della stagione è un dato... sta emergendo, purtroppo stiamo subendo più gol. Come va interpretato questa fase della squadra? Se è un problema di copertura, un problema di distrazione, qualche errore anche di singolo? E poi, seconda domanda, lei ha fatto giustamente riferimento al valore del Monterosi che è cambiato rispetto all'andata, però rispetto all'andata è anche un altro Avellino. Certo. Con la speranza di ritrovare la stessa striscia che dopo Monterosi ci ha portato così in alto. Certo, no, ma io... sul Monterosi l'ultima, perché mi ricordo quella, il Monterosi è una squadra che è cambiata anche con il mercato, ha preso Ekuban dal Francavilla, ha messo gente dentro, c'è Adamo che sta facendo molto bene, cambiato allenatore, e c'è il Menichini con cui giocavo ai tempi da ragazzi alla Fiorentina, cioè si sono assestati, sono molto più di categoria rispetto a prima. Noi i primi 10 minuti a Monterosi, se gli si faceva 5 gol, c'era niente a dire. Poi abbiamo fatto schifo, abbiamo perso. Quello ci sta. Scusa, la prima domanda? Sul troppi gol subiti. Sì, no. Per dire, a Catanzaro abbiamo fatto una serie di errori sul primo gol che ci è costata anche la partita, perché si faceva fatica a rientrare dentro la gara. Abbiamo preso un gol perché uno è uscito in ritardo.
uno l'ha mollato, quell'altro, poi ci sta anche la bravura degli avversari, ma io non l'avrei mai fatto girare per vedere la porta. Però sono considerazioni sempre dopo, no? Quando poi analizzi quello che è successo, devi essere onesto e anche obiettivo. Ma non gli ho fatto vedere nemmeno il video. Non gli abbiamo fatto né video, non gli abbiamo nemmeno detto niente, perché erano già mortificati di per loro, che non me la sono nemmeno sentita, come facciamo di solito, anche quando vinciamo, di stargli addosso. Secondo me non era il momento. Perciò... Chiedi, anche lui ha un problemino, è convocato ma ha un problemino. Io voglio chiedere, per caratteristica, al di là della partita di domani, chi potrebbe giocare centralmente? Ma noi abbiamo Scognamiglio, Bove, Silvestri e Chiti. Eventualmente Ciancio. Questi sono, levi Ciancio da una parte, metti Agostino dentro, le solite cose. Più o meno sono questi i giocatori che abbiamo a disposizione per domani. Sì, il centrale alla Dossena, per caratteristiche chi potrebbe farlo? Forse Scognamiglio, forse sarebbe più protetto, ma bisogna vedere come giochiamo però. Questo è... Bisogna vedere quelli che hai per poter giocare, perché poi si ritorna sempre lì. Perché mi scusi, lei riteneva che si guarda il naturale sostituto di Dossena? Bene. Sì, ma noi abbiamo deciso di... Sì. Però io ho sempre ritenuto anche Dossena più forte di Sbrano. Poi vediamo quando Chiti starà bene e se ci farà rimpiangere qualche dono. Io sono molto fiducioso anche per un ragazzo che abbiamo, che è questo ragazzo. Posso chiedere? No. Se la possibilità di fare la base. No, ci farò. Dopo in privato ti fai un bel discorso con la... Allora, mister, non si può non pensare anche a martedì prossimo la gara con il Francavilla. Capisco che ovviamente insomma, l'impellenza impone di essere attenti a questo Monterosi, perché purtroppo le sorprese in Serie C sono dietro l'angolo, quindi interessa solo e soltanto il Monterosi. Però qua si sta giocando ogni tre giorni, quindi la gara a me premeva sapere insomma, di questa gara a Francavilla, che secondo me in qualche modo... si prevede in qualche misura alla stesa stregua di Catanzaro, cioè anche lì potrebbe trovarsi l'Avellino davanti a un crocevia importante per la stagione, poi vedi per la situazione di classifica del Francavilla, insomma molto interessante per i pugliesi, e poi perché ci sarà da affrontare una squadra tignosa, difficile, su un campo a trappola molto piccolo, insomma ci vorrà il migliore Avellino anche lì. Ma noi, mi scusi, non potremmo fare un discorso del genere se abbiamo tutta la rosa al completo, uno fa una serie di valutazioni, ma noi la rosa al completo domani ce l'abbiamo. Perciò noi dobbiamo guardare di non sbagliare quella di domani. Poi a Francavilla ci andremo e faremo le nostre cose, cercando di non sbagliare partita come abbiamo fatto nel secondo tempo di Catanzaro. Ma la cosa più importante è domani per noi, non Francavilla. Non siamo in grado di poter gestire le due, nemmeno le tre partite, perché non siamo molti. Se convoco tre ragazzini vuol dire che siamo contati. Chiaro? Perciò è questo in questo momento, e questo che dobbiamo saper affrontare. Tutto qui. Salve. Le volevo chiedere, a proposito di Rizzo, che con la Juventus secondo me ha fatto un'ottima partita, no? Magari ci si poteva aspettare anche di dargli un po' di continuità, invece col Catanzaro si è riseduto in panchina. Le volevo chiedere, lei magari alterna Ciancio e Rizzo in base anche all'avversario, in base alle qualità più offensive o più difensive? Per farti capire, io ho tolto Rizzo per l'altezza di Ciancio contro la Juve Stato. Perché mi mancava un marcatore, poi giustamente noi abbiamo perso un centrocampista che l'anno scorso ci risolveva anche questo tipo di problemi. Quest'anno abbiamo qualche d'un altro, devi mettere Aloy, Carriero, Matera, De Francesco se gioca. Abbiamo anche questo un attimino da guardare e da tutelarci. Purtroppo siamo questi.